In un centro storico pistoiese dove molte attività faticano ed altre gettano la spugna, nei giorni scorsi ha inaugurato un nuovo ristorante cocktail bar dove Messico, Spagna e tradizione toscana si fondano assieme per dare vita ad un'esperienza culinaria nuova in un ambiente davvero affascinante. Casa Lola, Cucina con Alma, è il nome di questo nuovo locale che racchiude l'idea di due coppie di amici che hanno raccolto una sfida importante, quella di portare in città una nuova idea di ristorazione. A Casa Lola la prima cosa che potrete trovare è quella che anzi vorremmo che voi trovaste, è quella di casa vostra. Casa vostra è intesa anche un po' la necessità anche per me di trovare un pezzettino di casa mia, quindi sapori del Messico, sapori della Spagna che si intrecciano con quello che ormai è la nostra casa acquisita, che è l'Italia. L'anima ispanica è rappresentata dalle regina rispettivamente spagnola e messicana che portano nel menù le loro terre di origine che si amalgamano con quella che è la tradizione italiana ed è così che si potranno degustare tacos con pancia di maiale oppure tortelli ripieni di ciangurro. Come è nata questa idea di aprire un ristorante nel centro di Pistoia? È nata, credo, tanto tempo fa, quando lei e io ci siamo conosciuti a Roma, lavorando a Roma. È nata una bellissima amicizia che ha avuto come obiettivo essere sempre vicine e continuare a fare quello che ci piace fare, che è il servizio in sala. Nella squadra di Casa Lola anche Francesco Cecco Innocenti, marito di Leire, che porta la sua ventennale esperienza nella ristorazione in questa nuova avventura. In questi 10 anni in cui sono stato insieme a Leire, ormai di cultura spagnola ne ho respirata tantissimo. E poi, diciamo, il fatto che lei volesse portare una parte della sua cultura qui, insomma, è una cosa che mi sembra più che logica e che, diciamo, ho voluto assecondare. Ed infine spazio ai cocktail di Luca Cesaretti. Si bevono dei drink che comunque seguono quella che è l'ispirazione della cucina, quindi un concetto spagnolo, messicano, ma con prodotti comunque italiani, locali, stagionali.